poi Ras è anche bello come paesino, al di là di Giorgio che... Comunque un altro posto dove si mangiava bene, che spero che riapra, è il Corno Bianco di Alagna. Prima regola di un boscaiolo è guardare le chiome, no? Se vedi la chioma, se c'è su anche un ritaccio così, la pianta del mare. Con lo scatolino per il pezzone di roverella, quercia, vabbè, ma quello poi da metterci il sito non so più. E poi da mettere mangiare alcune patate. Le vetture c'è qualche sorbo. Io sono in mezzo alle montagne, sono in mezzo alle montagne da Reggio. Qualcosa in testa mi è arrivato! Venga! Si è alzato! Perché dovevano andare, mi pare, verso Como, di là. No? O in Piemonte. Sono andati a ridosso della montagna, quando si sono accorti che andavano a sbattere hanno impennato. L'hanno preso praticamente appena sopra la cresta, appena prima di scolina. Andate. Facciamo voi due prese. Dunque tu sei rimasto. Cofalora. Ma il via Carcofaro ci sono dei faggi che sono colossali. Io sono entrato dentro in un... Ma poi Ras è anche bello come paesino, al di là di Giorgio che... Comunque un altro posto dove si mangiava bene, che spero che riapra, è il Corno Bianco di Alagna. Non lo conosco. Allora, Caldao andiamo, io... No.
Qui non è come da voi giù in Italia, è spettacolare. Esatto. Mia nonna era italiana, di madrelingua italiana, però di Merano. E... Ah, nel periodo invernale, perché la cosa più tutti i giorni vedevo a Mitorino. E avevamo le postazioni tutte. Io ero fisso al lago del Misurino. Pazzo. Io tutti i giorni. Sì. Sono là dove, sono, dove sta lavorando. Il quale ha cantato una canzone completamente inedita, scritta da lui e da Bono degli U2. Facciamo sentire, dura 1 minuto e 14 secondi, c'è sia Bono che canta che Zucchero. Cioè, ma ci voleva tanto. Con il riso. Prezzo di intervento, abbiamo il prezzo di intervento. Sì, sì, che per adesso è finito. Anche un ritaccio così, l'obiettivo, alla pianta del mare. La sua attore continua a brisare. È in piedi un castagno, può star lì 100 anni, in piedi così. Ma quando attacca il fuoco su una roba come questa? Su a strascico la maggior parte di quei ceppi qui li rimuoviamo. Però non c'è mica tutto sto materiale qua, al massimo brucia un ceppo. Però se c'è tutto sto materiale qua a terra, voglio. C'è roverella, quercia, quella. Vabbè, ma quello poi da metterci su non so. E poi l'importante è che mangiare alcune patate. Le vetture c'è qualche sorgo. Io sono in mezzo alle montagne. Sono in mezzo alle montagne da Reggio. Ragazzi, è una... Qui è ancora il fuoco, le fiamme sono alte, qua è una cosa devastante. Ragazzi! Andiamo Sonia! Cazzo, andiamo! Vai! Vai! Scusate, le fiamme erano vicino alla nostra macchina.
questo è un birrificio, un'area a deposito birre che è andato completamente distrutto. Qua siamo dentro un'altra, azienda. Come vedete qua aziende sono andate letteralmente in cenere, hanno bruciato. Qua siamo nel cuore del fuoco. Quindi il fuoco da Bonarca do Santa Lussurgiu ieri notte è sceso qui al. Uno scenario di guerra. Io adesso devo fare il collegamento, ma non rispondo a nessuno, capito? Okay. Non può menzionare, quindi. Mamma mia, l'hai preso? L'hai visto questo? Eh? Le case sta bagnando con la strada.
E sta bruciando questo, eh. Te le immagini le case che ci sono lì sotto cosa sentono? Ce ne stanno quattro.